Adesso sentiamo in collegamento telefonico un imprenditore che ha sperimentato appunto questa unione in rete. Dovremmo avere in collegamento telefonico Franco Giovannini. Buongiorno. Buongiorno, vuole presentarci la sua attività, come è nata la sua realtà imprenditoriale? Io sono Fabio Giovannini, ho 44 anni, sono un piccolo imprenditore artigiano della città meccanica di precisione, con me la periferia nord di Bologna, una realtà economica e imprenditoriale come ce ne sono tante. Ho iniziato subito dopo gli studi e ho capito fin dall'inizio, quindi da circa 20 anni fa, una ventina d'anni che lavoro, che l'aspetto dimensionale dell'azienda era un aspetto fondamentale. Ho provato diverse collaborazioni, ho provato a collaborare con artigiani come me per cercare di crescere insieme e subito ci si è resi conto che lavorare insieme è difficile, poi che sia una società, che sia una rete, che sia un contratto, ma c'è un limite di fondo che parte dalla diffidenza reciproca, da un'invidia non dichiarata, insomma diventa difficoltoso, però lo stare insieme diventa importante. Passando con gli anni la globalizzazione, l'internazionalizzazione dei mercati, cambiando molto il mercato di riferimento che le nostre piccole aziende avevano, è diventato un obbligo, è diventata una necessità, perché fondamentalmente i clienti sono sempre più lontani. Per cui, come in passato si andava con delle piccole barchette su dei laghi, per affrontare invece il mare aperto occorrono delle barche molto più grandi, quindi occorre mettersi insieme. Per quello che è la mia esperienza, mettersi insieme, quindi formare prima delle ATI, dei raggruppamenti informali, come ho fatto anche in passato, passando appunto per delle ATI, delle associazioni temporanee di imprese, per dei consorzi, per delle società, sono tutti tentativi per mettersi insieme, per unire le forze, per poter presentarsi in maniera più strutturata da clienti che sono sempre più lontani. Questo non è così semplice da realizzare, lo strumento giuridico più appropriato lo si trova, la cosa più importante è però quella di capire che cosa davvero si vuole fare, capire se c'è fiducia reciproca, se si riescono a fare le cose che sono d'accordo con tutti. Per cui per la nostra esperienza il mettersi insieme, il fare rete, come l'esperienza che ho realizzato formando questa rete che ha la forma giuridica di un consorzio, nato da un'altra rete che si chiama Mega System, ed è un consorzio con attività esterna tra quattro imprese, che è nato, che è una costola di un'altra rete invece informale, che non ha una forma giuridica, che si chiama IMEC, formata invece 3 anni prima, ha proprio questo scopo, cioè fare insieme ciò che non si riesce a fare da soli. Questa è la cosa importante. Qual è stato il motore di queste esperienze? Il motore è stato che i nostri clienti oggi sono più lontani di quanto non lo fossero ieri, allora dobbiamo trovare degli strumenti per andare più lontano, una macchina che abbia più autonomia, un pullman che possa portarsi tutti insieme più lontano. Questo è diciamo, il motore che ha mosso e ha trovato consenso in questa esperienza. Giovannini, buongiorno, sono Berardino. Complimenti innanzitutto per l'esperienza e grazie della sua Grazie. partecipazione. Mi sembrava di cogliere dalle sue parole che anche lei concorda sul fatto che non è una singola agevolazione fiscale o dei vantaggi di breve termine, ma ciò che conta per fare scelte come quelle che lei oggi testimonia è la consapevolezza che serve andare insieme e l'esperienza, voglio dire, e il lavoro per scegliere come farlo. Quindi prevalgono ragionamenti e motivazioni aziendalistiche rispetto a quelle, diciamo, dei vantaggi di breve termine, che sono quasi un richiamo d'attenzione che è una leva definitiva. Concorda su questo? Guardi, io concordo al 100%, le rispondo con una provocazione. Io con i miei soci, con i miei compagni di avventura, con i quali abbiamo partecipato a bandi regionali, camerali, europei, qualcheduno l'abbiamo vinto, qualcheduno magari stiamo ancora attendendo i risultati. Però io dico sempre, noi facciamo questo investimento, compriamo quel macchinario, facciamo questa scelta, percorriamo questa strada. Perché ci crediamo. Poi, se tra 2 anni ci arriva il bonifico del finanziamento, tanto meglio, saremo più contenti, però non si fanno le cose perché c'è un finanziamento, perché c'è un'agevolazione, eccetera. Si fanno perché si crede che da questo derivi un vantaggio generale. Poi, se tra 2 anni mi arriva un bonifico da 15.000 euro, sono contento, sono in ferie con i miei soci. Insomma, questo
questo deve essere il principio che Bene. governa le scelte di questo tipo. Dottore, due domande ancora. La prima è se il vostro è un contratto di rete che avete depositato, è uno di quei 34 contratti che risultano già depositati in Italia, No. se lo farete e... Al momento stiamo valutando, nel senso che io credo che sia importantissimo e strategico trovare la forma giuridica più adeguata, però insomma, ecco, ripeto, non inseguo il contratto di rete perché va di moda in questo momento, perché c'è un 3% in meno di tasse che si possono pagare. Ecco, faremo di volta in volta le cose che prenderemo in considerazione. Noi continuiamo a approfittare della sua esperienza. È stato così difficile definire la governance, tradotto per chi ci ascolta, Di comando. evidentemente. Ecco, vi siete messi d'accordo facile o è difficile governare No, l'azione comune della rete? credo che questo sia il problema più complicato, nel senso che l'imprenditore artigiano è un animale un po' particolare, perdonate chi ascolta, perché comunque, ripeto, la poca conoscenza degli strumenti, la poca propensione appunto a ragionare. Chi è l'artigiano? L'artigiano è un bravo tecnico, un bravissimo tecnico che decide di mettersi in proprio perché ha antropologicamente dentro di sé una voglia di far da solo, di comandare. E infatti la classica parola che viene detta da tutti è mi metto in proprio, cioè comando io. Questo è ovviamente assolutamente in antitesi con ci mettiamo d'accordo, formiamo una governance, formiamo un consiglio di amministrazione, formiamo qualche cosa in cui ognuno dà un piccolo pezzettino. Il difetto più grande che ho trovato nei miei compagni di avventura, con qualcuno sono andato avanti, la maggior parte li ho persi per strada, era proprio questo, cioè tutte le volte che si andava a creare un nuovo soggetto si pensava a una rete, si pensava a un'ATI, si pensava a una società, si pensava a questo, il primo pensiero della persona coinvolta era ma io non ho tempo per seguire questa cosa. Sbagliato, tu non la devi seguire questa cosa, ci sarà qualcuno che seguirà e che si prenderà, tu devi continuare a fare il tuo mestiere. Devo dire che in questo percorso, io personalmente sono un'azienda artigiana, siamo iscritti alla CNA, come artigianato, e devo dire che devo ringraziare la mia organizzazione che ci ha sostenuto, che ci ha dato una mano, che ha avuto la pazienza di accompagnarci in questo percorso lungo e faticoso. Se siamo arrivati qui è anche grazie a loro. Anche Confindustria ha fatto le sue cose, per cui non è che CNA sia la prima della classe, però insomma, diciamo, non si può pensare, secondo me, di fare questi percorsi, salvo casi isolati, al di fuori dell'organizzazione, al di fuori di qualcuno che appunto faccia da garante rispetto alla diffidenza che c'è tra la diffidenza naturale che c'è tra gli imprenditori, ripeto, imprenditori artigiani che fanno fatica a superare questo momento di dire comando io, è la mia attività, si fa quel che dico io, fanno molta fatica. Le organizzazioni, le associazioni di categoria, sono tutte brave nei loro settori, sicuramente giocano un ruolo fondamentale su questo. Molto bene, complimenti ancora, la seguiremo, poi ci racconterà come va questa rete. Speriamo bene. Grazie. Io volevo ringraziare il titolare del sito attraverso il quale mi avete trovato, Reti d'Impresa, che si chiama Andrea Cicchelli, che anche lui è un imprenditore nel settore dell'informatica che per pura passione si è buttato e ha fatto questo sito Reti d'Impresa, grazie al quale poi ci siamo incontrati e anch'io ho potuto dare la Come mia. vede, Rete Economy c'ha la parola rete nel nome stesso del suo canale. Quindi noi Benissimo. siamo rete di reti. Questo è il modo di darci forza, audience, attenzione reciproca. Questo è un Continua. altro tema importante. In bocca al lupo anche a voi. Grazie, Grazie. grazie. Grazie.